San Giuseppe, il santo più adorato e pregato nel mondo, per le testimonianze di miracoli ottenuti dopo averlo invocato. Sono stati risolti, per sua intercessione, casi impossibili e che sembravano essere senza speranza. Giuseppe, scelto da Dio per essere padre terreno di suo figlio Gesù, Padre saggio e amorevole di tutti noi, otterrà per voi ciò che chiederete con fede e con preghiera. Esponete in casa l'immagine di San Giuseppe. Consacrategli la famiglia e ciascuno dei figli. Pregate e cantate in suo onore. San Giuseppe non tarderà a far scendere le sue grazie su tutti i vostri cari. Molti non sanno che uno dei doni che ci ha lasciato San Giuseppe, lo sposo di Maria, è un olio considerato miracoloso. Utilizzato per ungere la propria fronte durante la preghiera, esso viene considerato un mezzo per attirare la fiducia del santo. Quando si utilizza l'olio, bisogna sempre invocare il nostro patrono speciale, San Giuseppe. Noi li invochiamo quando siamo malati, dobbiamo invece farlo sempre e ringraziarlo in ogni momento. Per preparare l'olio delle grazie di San Giuseppe è necessario dapprima mettere davanti alla statua o immagine di San Giuseppe 7 gigli bianchi o 7 rose di qualsiasi colore e si prega per 5 giorni questa preghiera. Umilmente inginocchiati ai vostri piedi, o glorioso San Giuseppe, fiduciosi nella vostra immensa bontà, a voi dedichiamo tutti noi stessi ed ogni nostro avere. Voi, o eccelso dispensatore di tutte le grazie, otteneteci il perdono dei nostri peccati, l'amore di Gesù e Maria, la pace del cuore, l'uniformità perfetta ai divini voleri e il pane quotidiano. Voi, liberateci dai pericoli, illuminateci nei dubbi, consolateci nelle afflizioni e alla fine dei nostri giorni, otteneteci di santamente morire per rivivere nella gloria sempiterna del paradiso. Santo e glorioso Patriarca, per amor di Gesù bambino e di Maria Immacolata, esauditeci, accettateci per vostri umilissimi servi e devoti. Teneteci sempre lontani dal maledetto peccato. Amen. San Giuseppe, per il dolore e la gioia che provasti in occasione della maternità di Maria Vergine, assistimi paternamente in vita e in morte. San Giuseppe, per il dolore e la gioia che provasti in occasione della nascita di Gesù bambino, assistimi paternamente in vita e in morte. San Giuseppe, per il dolore e la gioia che provasti in occasione della circoncisione di Gesù bambino, assistimi paternamente in vita e in morte. San Giuseppe, per il dolore e la gioia che provasti in occasione della profezia di Simeone, assistimi paternamente in vita e in morte. San Giuseppe, per il dolore e la gioia che provasti in occasione della fuga in Egitto, assistimi paternamente in vita e in morte. San Giuseppe, per il dolore e la gioia che provasti in occasione del ritorno dall'Egitto, assistimi paternamente
in vita e in morte. San Giuseppe, per il dolore e la gioia che provasti in occasione dello smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio, assistimi paternamente in vita e in morte. Amen. Dopo 5 giorni si prendono tutti i petali di questi 7 fiori e si lasciano cuocere per 7 minuti a fiamma bassa in 250 ml di olio d'oliva. Al termine si lascia raffreddare e poi si filtra il tutto. I petali si possono buttare e quello ottenuto è l'olio del santo, rivelazione che lo stesso San Giuseppe ha fatto. Quella che seguirà è la preparazione dettagliata, dettata da San Giuseppe. Vi allego la rivelazione. Preparazione dell'olio di San Giuseppe. Messaggio dato da San Giuseppe al fratello Augustin de Divino Corazon, il 26 marzo 2009. Osservate i saggi consigli della mia amatissima sposa Maria, custoditeli nel cuore, meditateli e viveteli. Conservate la semplicità e la purezza del cuore, in modo da essere vere offerte di amore alla vittima divina. Non mettetemi da parte nella vostra vita. Io ero l'unico uomo sulla terra in cui Dio ha trovato compiacenza. Affidatemi la vostra vita interiore e io la arricchirò. Stasera vi farò un regalo, figli prediletti di mio figlio Gesù, l'olio di San Giuseppe. Questo olio sarà un aiuto divino per questa fine dei tempi, olio che vi servirà per la vostra salute fisica e spirituale, olio che vi libererà e vi proteggerà dalle insidie del nemico. Io sono il terrore dei demoni e quindi oggi metto nelle vostre mani il mio olio santo. Preparatelo, sarà utile per tutta l'umanità. Gli uomini avranno sollievo dai loro dolori spirituali, fisici e morali. Preparatelo nel modo che segue. Prendete 1/4 litro di olio d'oliva e 7 gigli. Potete cambiare, se non trovate gigli, con rose, 7 rose, di qualsiasi colore, meno il bianco, che sono dedicate alla Santissima Vergine. Per il resto si seguono le stesse istruzioni. Metteteli per 5 giorni davanti alla mia immagine. Poi mettete i fiori, sfogliando i petali, nell'olio e mettetelo sul fuoco basso per 7 minuti. Separate i petali dai 7 gigli, scolateli bene e tenete l'olio. Durante i giorni successivi io riverserò grazie e benedizioni speciali a quei gigli. Questo è il mio olio, figli amati, l'olio di San Giuseppe. Ve lo ripeto, sarà uno scudo che vi proteggerà contro ogni spirito demoniaco. Vi rafforzerà nelle vostre prove, vi incoraggerà nel vostro cammino, guarirà il corpo e lo spirito e l'anima. Ve lo ripeto, l'olio di San Giuseppe, 7 gigli disposti davanti alla mia immagine per 5 giorni, facendo riferimento ai miei 7 dolori e 7 gioie. Inoltre il numero 7 indica perfezione e vi darà, attraverso la quotidiana unzione con l'olio, perfezione e crescita nella vita interiore. Quando sentite sconforto, ungetevi il petto e ricevete forza e sollievo. Ungetevi quando vi turbano i mali del vostro corpo. Ungete con il mio olio i malati nel corpo e nell'anima. Ungete con il mio olio i posseduti, gli indemoniati.
il diavolo sfuggirà da tutte queste persone, attaccati dagli spiriti infernali. Privilegiati? No, come il cielo permette, come il cielo mette nelle vostre mani i grandi tesori. Olio di San Giuseppe, balsamo di guarigione, balsamo liberatore, balsamo rigenerante. Vi amo, amati figli del mio figlio Gesù, vi benedico. Amen. Avete già ottenuto il primo olio, fate in modo che moltissime persone lo abbiano. Questo olio è guarigione, è un balsamo di pace per l'anima. Quando sentite turbamento, mettetelo sul vostro petto e riceverete la pace.